Allora, nel tutorial precedente abbiamo installato Elasticsearch tramite Ansible. Ora proveremo invece ad installare Kibana. Per farlo, seguiremo la stessa procedura che abbiamo fatto prima. Andiamo qua sul sito di Elasticsearch e andiamo a cercare Kibana. Ok, quindi qui dalla pagina appunto di Kibana andiamo a seguire la stessa procedura che abbiamo usato per Elasticsearch. Quindi per prima cosa, ora la prima cosa che dovete scegliere è innanzitutto se volete metterlo sulla stessa macchina, sulla stessa VPS di Elasticsearch oppure su una separata. Se volete metterla su una separata ovviamente la definite qui appunto definite il tipo dell'host e qui mettete il numero di IP che volete e il nome della macchina del server su cui la volete installare. Io questo non lo faccio perché la installerò sempre sulla stessa macchina visto che è una demo e quindi lascio solo Elasticsearch quindi ora vado nel roles e anche qui lancio come abbiamo già fatto per Elasticsearch un Ansible Galaxy init Kibana. Ora esco da rules, torno nella root e come vedete ora qui in rules dovrei avere una seconda cartella oltre a Elasticsearch chiamata Kibana. Fatto questo, la seconda volta cosa che dovete decidere è se includerla nella stessa installazione di Elasticsearch oppure creare un secondo file di configurazione qui magari chiamato Kibana o eccetera. Io lo metto qui per il semplice fatto che sto installando sulla stessa macchina e quindi non ho e quindi voglio che appunto sia sequenziale, ma volendo potete anche fare un file apposito chiamato kibana.yelmo. Anche qui appunto scegliamo il nostro host, nel vostro caso se qua l'avete definito nell'host qui sarà Kibana e io qua ovviamente lascio Elasticsearch, ok Elasticsearch qui lo tolgo, lascio solo Kibana. Insomma questa parte qua potete giocarvela, comunque esistono qua sul canale dei tutorial che vi spiegano meglio come poter insomma giocare e organizzare i vostri progetti. E quindi una volta fatto questo ora anche io lavorerò sul file Kibana così sarà più pulito. Quindi una volta fatto questo possiamo andare un attimo qua, chiudiamo le cose che non ci servono e andiamo a creare la prima task. Per farlo possiamo anche copiarla da Elasticsearch. Ok, quindi Elasticsearch, andiamo qui nel task e andiamo subito a copiare questo che è ovvero l'installazione della PGK, HTTP Transport, il repository perché dovrebbero essere gli stessi, quindi questi possiamo copiarli e andare qui nella cartella ruoli Kibana, task main e a copiarli. Ok, andiamo un attimo a sistemarli. Oops. Ok, quindi aggiungi Kibana repository. Ora, questo qua teoricamente se avete già installato Elasticsearch non vi servirebbe farli perché la GPG key e il repository eccetera sono gli stessi, quindi tecnicamente questo è un doppione, però se un domani appunto dovete installare solo Kibana così è meglio averli configurati già con tutto quello che serve.
Come vedete, esatto, GPGK e Apt Transport sono ok. Quello che invece dobbiamo cambiare, no, anche questo è a posto, il deb è a posto, quindi andiamo a vedere se l'abbiamo messo, sì, ok, quindi qua ci siamo. Quindi ora quello che dobbiamo andare è installare Kibana, quindi andiamo qui e facciamo un name due punti install Kibana apt due punti name due punti Kibana state latest update cache yes. Una volta fatto questo, update cache yes, ok, anche qua se volete possiamo andare a creare un notify, quindi notify due punti restart Kibana, andiamo qui nell'handlers e anche qui credo che possiamo compiarci questo, quindi qua siamo nell'handlers. Un attimo a sistemarlo, ok, service restart Kibana e anche qui diventa Kibana e ok, quindi qua abbiamo messo appunto il nostro service restart start Kibana. Non ci resta che far partire il nostro playbook, quindi ansible-playbook kibana.yelm e ora dovrebbe andare ad installare Kibana. Ok, come vedete Kibana è stato installato ed è stato avviato. Ora voi l'installazione di Kibana prenderà qualche minuto, poi è andata veloce per il semplice fatto che io l'avevo installato prima per sbaglio, non avevo ripreso, quindi ho rilanciato lo script. Comunque, l'installazione è andata a buon fine. Andiamo a vedere. Allora, il nostro Elasticsearch è in funzione, quindi copiamo il nostro IP e lo incolliamo qui. Poi invece che 9002 andiamo su 5601. E non sta andando, andiamo a collegarci in SSH e vediamo se invece all'interno è raggiungibile o meno, quindi ok, facciamo un service Kibana status Kibana sta andando, Kibana sta andando, quindi proviamo a lanciare un curl sull'127.0.0.1 due punti 5601, quindi qua all'interno sembra andare, mentre qua all'esterno non è raggiungibile, quindi andiamo a vedere se anche qui dobbiamo, come abbiamo fatto per Elasticsearch, dobbiamo dirgli di andare sull'IP 0.0.0.0, non sull'127, in quanto l'127 è raggiungibile solo dall'interno della macchina virtuale ma non dall'esterno. Per farlo quindi andiamo in etc kibana kibana-yelm. Andiamo un attimo a vedere, allora qua abbiamo server host localhost, andiamo a vedere se abbiamo ancora qualcosa, no, server name, server porte, server host, allora con tutta probabilità dovremo andare appunto ad abilitare il server host e appunto dichiarargli un numero di IP o in questo caso l'IP 0.0.0.0.
Ah, per farlo possiamo fare usare come la stessa tecnica che abbiamo utilizzato per Elasticsearch. Quindi andiamo a copiare proprio il comando che abbiamo usato per Elasticsearch, ovvero line in file. Quindi andiamo a sovrascrivere il file senza doverlo copiarlo in locale e poi ricopiarlo sul server, visto che è solo una riga che dobbiamo cambiare. Quindi andiamo qua sotto, tac, 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 e line in file, sovrascriviga per abilitare IP, però non è più Elasticsearch ma è Kibana, e Kibana.yelm. Anche qua il notify è restart Kibana. Andiamo un attimo a vedere se lo abbiamo creato. Andiamo un attimo nell'handlers di Kibana. Sì, ok, lo abbiamo creato, restart Kibana, perfetto. Ok, ho sbagliato a chiudere il file. Task main. Ok, quindi noi eravamo qua. Dobbiamo sovrascrivere questo. Dobbiamo andare a sovrascrivere appunto il. Dove eravamo? Tac, 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 server. Ok. Oops. Quindi ci copiamo questo. E lo andiamo a mettere qui. L'unica cosa è che c'è già le due virgole, quindi dobbiamo metterlo all'interno degli apici. Così. E dobbiamo andarlo a sostituire con server host senza il commento, senza l'hashtag, e al posto di localhost dovremo mettere 0.0.0, quindi qua andiamo 0.0.0.0. E però c'è qualcosa che non va, perché ok, apice e apice di chiusura. No, ma ok, qua ci sono due apici, ok. Ora dovrebbe essere giusto, quindi server host 2.0.0.0 e poi notify restart Kibana. Andiamo a vedere, quindi da qua possiamo uscire, rilanciamo il nostro Ansible Playbook Kibana. Ok, sovrascrivi riga per abilitare IP, andiamo un attimo dentro a vedere se l'ha fatto correttamente. Andiamo a cercare il nostro. Ok, server host l'ho fatto correttamente. Andiamo a vedere qua sul DP se appare qualcosa. E ok, come vedete ora il server risponde: Kibana server is not ready yet. Aspettiamo qualche secondo e come vedete Kibana è partito. Aspettiamo un attimo che carichi. Ok, quindi come vedete ora abbiamo Kibana attivo e quindi direi che per questo tutorial è tutto. Nel tutorial precedente abbiamo visto come attivare Elasticsearch, qui abbiamo visto come installare Elasticsearch con Ansible, qui come installare Kibana e nei prossimi tutorial appunto vedremo come inserire dei dati e visualizzarli. Adesso devo un attimo leggere anche io la documentazione per vedere qual è il modo migliore per passare questi dati, eccetera, eccetera. Insomma, comunque nel prossimo tutorial vedremo come continuare la questione. Per questo invece è tutto. Se vi è stato utile mettete un mi piace e ci vediamo alla prossima.